Per milioni di europei sta diventando sempre più difficile sbarcare il lunario. Paesi come la Germania, che solo pochi mesi fa vantava ottimi dati macroeconomici, si avviano verso la temuta recessione. Tutto è diventato costoso, i conti non tornano più, senza contare che spesso le merci iniziano a scarseggiare. A volte, quando vado a fare la spesa, vedo che c'è carenza di olio ed è davvero assurdo, perché così siamo costretti a comprare prodotti più costosi, ma i soldi non ci sono. Sto cercando di risparmiare su altre spese quotidiane, ad esempio cancellando l'abbonamento a internet. Potrei trasferirmi in un appartamento anche più economico, ci ho pensato spesso. Domande che assillano molti consumatori alle prese con il caro prezzi. Anche Eurostat conferma i dati poco incoraggianti. Lo scorso settembre l'inflazione accelerata in tutta Europa, 9,9% annuo nella zona euro, con la Germania vicina all'11%, meglio per Francia, Malta e Finlandia. Ancora una volta la crisi del settore energetico ha fatto da traino, con un aumento vertiginoso dei prezzi di luce e gas, senza contare gli aumenti nel settore degli alimenti. E il rimedio della Banca Centrale Europea per far fronte a questa emergenza potrebbe intensificare ancora di più il rallentamento economico.